Bartolomei, è veramente l'ultima giornata sul campo? Sì, sì, è l'ultima. Oh bambino, oh bambino. Oh, su un riadoro, aiuto. Sì, è sicuramente l'ultima giornata da calcio. È l'ultima. Ah no, è l'ultima, go! Si ricorda la prima? La prima, sì, 22 aprile del 73 a Milano, San Siro. Come andò? Andò bene alla rovescia perché ci serviva il punto per salvarci e ci siamo salvati. Se ne va Agostino. So le immagini che sono state montate, non avevo telefono qua giù, non so assolutamente quello che stanno mostrando, devo soltanto andare a memoria e la partita l'ho vista da bordo campo. Gullit favoloso, ancora uno scambio con Virdis e Virdis va a rete. No, scusate, che stavolta era Van Basten, quello di prima era Virdis. Anche la memoria mi tradisce. Il Napoli attacca ancora e su questo cross di Romano Careca riesce a accorciare le distanze, 3-2. Continua questa corsa per altri 2 o 3 minuti e poi infine è il Milan che ha assicurato una partita, che ha giocato con estrema decisione, con la sua grande forza, e il Napoli, il Napoli ha pagato quello che ha cominciato a pagare proprio con la partita col Milan, perché quel 4-1 voleva dire che molti giocatori erano in debito, pochi hanno potuto resistere, pochi hanno saputo recuperare. Maradona ha tentato di trascinarli. Io voi aspettate una battuta, vorrei poter dire non finisce così, vi diciamo soltanto molti struffoli evidentemente non sono stati digeriti. E passiamo adesso a Napoli con questo 1-1 fra Napoli e Udinese. Luigi Necco. A quanto pare il Napoli va in media inglese, però vince fuori e pareggia in casa. Poi con l'Udinese in casa pare che voglia pareggiare sempre questo Napoli, almeno negli ultimi 12 mesi. Il pubblico non l'avete visto prima nel collegamento di Valenti, primo collegamento, lo vedete adesso alle mie spalle. La partita è una partita che ha lasciato il pubblico parecchio incerto, perché il Napoli non è riuscito a esprimere il suo gioco, l'Udinese ha giocato in scioltezza e ha portato via un bel punto di campionato. E c'erano stati altri falli, ma ne parlerete con Sassi nella Moviola, su Volpecina, su Giordano. Voi vi aspettate la battuta finale, ma voi sapete che sui bambini napoletani o no, di Maradona o no, non è bello scherzare. Arrivederci. E adesso passiamo a Napoli, Napoli-Atalanta 2-2, Luigi Necco. E continua questa strana media inglese del Napoli che vince fuori Sampdoria e poi pareggia in casa con l'Atalanta, per la verità squadra degna di ogni rispetto, ma il Napoli chissà perché oggi si è sentito un po' debole e confuso in difesa. Naturalmente Maradona ha fatto pace con chi lo aveva marcato seriamente, Osti. Abbiamo notato che, a parte un certo rapporto con i giornalisti della radio televisione difficile, il Napoli oggi ha avuto un rapporto difficile anche col pubblico che ha fischiato. Ma questo lo può ricucire, il Napoli è secondo in classifica e quindi il campionato è ancora lungo. Arrivederci. Arrivederci. E adesso passiamo. Giro subito ad Avellino per il successo dell'Avellino sull'Ascoli per 2-0. A te Luigi Necco. Prima vittoria dell'Avellino in questo campionato, prima vittoria di Angelillo mi pare in Serie A. L'Avellino può ricominciare da 2 e l'Avellino era più forte dell'Ascoli oggi, e il quale Ascoli, ha detto Mazzone, dovrà rivedere parecchie cose. Infortunato e la partita cambia un po', e così c'è quel passaggio a Maradona che fa capire che Maradona e Mauro possono anche giocare insieme. C'era chi diceva che non dovesse essere così, e così Maradona riconquista anche quelli che da un qualche mese non applaudivano, gli ultimi che erano rimasti. Avevamo incontrato sull'autostrada Napoli-Reggio Calabria tra pattoni prima che cominciasse il campionato, quando c'erano tutte quelle polemiche, torna o non torna Maradona. Trapattoni mi aveva chiesto: Luigi, torna? È tornato. Inter chiama, Napoli risponde. Dunque adesso passiamo, scusate ma Luigi Necco avete di un buon umore unico.